Dopo un primo scalo a Khartoum, raggiungiamo Addis Abeba. Attendiamo, chiusi tra cancelli, sotto buona guardia della polizia, di risalire sul nostro aereo. Sbarchiamo alle 8:45 a Mogadiscio, ora locale, dopo circa 8 ore dalla partenza da Roma. La città scorre davanti a noi varia e multicolore, mentre dall'aeroporto ci dirigiamo in taxi verso il centro. Le ragazze somale e arabe, nelle loro fute variopinte, il traffico abbastanza caotico di carretti, taxi e biciclette, controllate a vista dalla polizia del governo democratico somalo all'insegna del socialismo scientifico del generale Siad, rendono l'atmosfera interessante e diversa. La città è molto cambiata da quando la vidi anni fa. Le strade sono forse più ampie e ordinate, nuove costruzioni, viali alberati e archi di trionfo in legno colorato con grandi scritte inneggianti il gran capo Siad nella nuova lingua somala scritta. Lasciamo Mogadiscio su di un taxi Fiat 124 affittato in fretta, l'unico disponibile. Filiamo ora traballando con scarti continui per schivare i fossi nella luce incerta del nostro primo tramonto africano. Gli alberi di kapok, una specie di cotone, caratterizzano l'azienda di banane di Ouagadi. È in funzione il centro di lavaggio, disinfezione e inscatolamento dei caschi che verranno poi imbarcati sulle bananiere dove arriveranno in Italia 20 giorni dopo. Alala, parotiba.
siamo al lavoro per identificare le qualità del terreno somalo per la coltivazione sperimentale di piantine per appartamento, scopo della nostra missione in Somalia. Attorno a noi, la natura rigogliosissima sembra confortarci dell'ottima scelta della terra, dove il sole splende perennemente con temperature attorno ai 34-35 gradi e l'umidità pare raggiunga valori ottimali. Questa la casa rossa, una delle abitazioni dell'azienda. I grandi alberi sono popolati da migliaia di uccelli, in un continuo concerto di suoni diversi, dalle 6 del mattino fino al tramonto. Notare che questi grandi alberi hanno appena 30 anni. Dai colori più svariati, bougainville rosse, blu e arancione e moltissima varietà di piante nascono quasi spontaneamente in ogni azienda. Di bananeti di un colore verde intenso, ormai quasi pronte per il taglio, con i loro caschi ricchi di banane. Gli uccelli sono onnipresenti, di ogni specie, dai colori gialli, rossi, verdi e azzurri. Questo è uno stagno di ninfee chiuse per la calura, popolato da uccelli neri detti boroboro. Thank you.
Camminiamo verso il tramonto in cerca delle scimmie, presso il fiume Webi-Shebeli. Ma non riusciamo a vederle, ne udiamo invece solo le grida, stridenti e irritate. Appena dopo il tramonto scorgiamo per un attimo un coccodrillo che si lancia nel fiume. Stiamo andando adesso verso Merca, una piccola cittadina a circa 30 chilometri dall'azienda di Wagadi. La strada è spesso completamente coperta di sabbia. Da un lato la duna, arancione, dall'altra il mare, coperto da una fitta coltre di alghe. Queste immagini, girate prima di entrare a Merca, sono state giudicate dalla polizia del governo democratico somalo grave reato contro la sicurezza dello Stato. Siamo stati a lungo interrogati nella locale sede di polizia e abbiamo rischiato l'arresto e la requisizione di tutta la pellicola. Lungo le strade si incontrano spesso grandi mandrie di bovini, che sono una delle risorse principali
dell'economia del paese. Vicino alla strada, una mandria di cammelli è ferma in attesa della sera per riprendere il suo cammino verso la terra del nord. I somali all'interno sono essenzialmente un popolo nomade. Lungo le strade interne delle aziende andiamo alla ricerca di un tipico villaggio somalo. I villaggi e la boscaglia sono agglomerati di capanne disposte attorno a una superficie rettangolare, luogo di attività comunitaria. Sono costruiti in legno e fango e sterco di cammello. Le case si chiamano mundul e sono sempre di forma circolare di quasi 5 metri di diametro. Anche qui troviamo notevoli difficoltà a filmare gli abitanti, soprattutto se non completamente vestiti. Abbiamo nuovamente le noie con gli addetti all'ordine e alla sicurezza dello Stato che non riescono a leggere il nostro permesso di fotografare ottenuto a Mogadiscio. Le uniche persone che possiamo filmare liberamente sono i componenti della famiglia di Mahmoud, il nostro autista. Mahmoud ha due mogli, una araba e una somala, e 11 figli. Questa la moglie araba. In questa serra ci sono le piantine che abbiamo portato dall'Italia per iniziare in Africa la nostra coltivazione di piante per appartamento. La nostra missione in Somalia ha appunto lo scopo di sfruttare le ottime qualità del suolo e il clima ideale per una coltivazione intensiva. Queste sono le piante inviate l'anno scorso e rapidamente sviluppatesi. Sono 10 fembacchie, ora piante giganti.
In qualunque punto del suolo africano basta seminare e innaffiare e in breve tempo i risultati sono sempre eccezionali. E pensare che i somali a stento coltivano qualche piccolo campo di grano turco. Questo uno stagno di ninfee aperte perché la giornata è senza sole. I boroboro, gli uccelli neri, sono sempre in attesa perenne dei pesci. Dicono che in Somalia è ormai iniziata una nuova era. Nuovi volti sulle riviste e sui muri, volti estranei, lontani come concezioni di vita, di costumi e di lingua. La nuova lingua somala scritta, per la prima volta, è insegnata sui libri e sui muri. La Somalia è cambiata. Le grandi aziende sono state nazionalizzate. L'avvenire si presenta incerto e difficile. Restano i grandi alberi, il lento scorrere dei fiumi, restano i tramonti rapidissimi e immutabili, le lunghe distese di bananeti, la fresca brezza dei monsoni, resta la gentilezza dei suoi abitanti, l'eleganza spontanea delle donne somale, la stupenda pace della boscaglia, il canto degli uccelli e la gioia di poterli ascoltare. Ce ne andammo allora, forse un po' tristi e con una certa amarezza nel cuore. Speriamo che la sorte e gli uomini riservino a questa terra ancora vergine un adeguato e ragionato avvenire.
partiamo dall'aeroporto di Mogadiscio col DC-8 dell'Italia. Tra 5 ore saremo a Roma con il desiderio di ritornare ancora. Dopo ad aver sorvolato l'altipiano etiopico, raggiungiamo il deserto e il Nilo azzurro.